Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. San Filippo Neri è un santo particolare. Se proprio si vuole scegliere un aggettivo, si può dire che la sua fu una santità allegra, nel senso che fu una santità contrassegnata dalla volontà di evidenziare quanto la vita cristiana sia capace di donare vera gioia. Filippo Neri, Pippo Bono per gli amici, era brillante, spiritoso, aveva la battuta sempre pronta e pungente, da buon toscano, e tanta bontà, comprensione e disponibilità. «Ritirati, Signore, ritirati, trattieni l'onda della tua grazia», diceva quando aveva il cuore gonfio di felicità e di riconoscenza. Nello stesso tempo pregava il Signore di tenergli la mano sul capo, altrimenti, soleva dire, «Filippo, senza il tuo aiuto ne fa qualcuna delle sue». La santità di San Filippo è un segno provvidenziale in un tempo in cui il cattolicesimo doveva rispondere alle tristi atmosfere luterane. La teoria protestante della giustificazione, come semplice attestazione da parte di Dio, ma non come reale e sostanziale avvenimento nell'anima umana, generava una prospettiva pessimistica, angosciante e triste. Più semplicemente, secondo il protestantesimo, Dio non riconoscerebbe vera la giustificazione del peccatore, ma fingerebbe che sia tale anche se non lo è. Invece nel cattolicesimo la giustificazione è reale e sostanziale. Ma torniamo a San Filippo Neri. Egli nacque a Firenze nel 1515, figlio di un notaio, rimase presto orfano di madre, ma nonostante questo ebbe un'infanzia serena, facilitata dal suo temperamento allegro. Studiò musica e poesia ed era molto sensibile alla bellezza, soprattutto a quella della natura. A 18 anni fu mandato a Cassino da uno zio mercante per apprendere il mestiere. Nella cittadina laziale fu però attratto dalla maestosa abbazia e avvertì una forte spinta verso la vita religiosa, ma il Signore non lo voleva monaco. Decise quindi di trasferirsi a Roma, dove seguì lezioni universitarie alla Sapienza, ma nemmeno lo studio impegnativo riusciva a colmare il suo cuore e arrivò, aveva 24 anni, a disfarsi di tutti i libri che possedeva, li vendette distribuendo il ricavato ai poveri. Decise di conservare solo la Bibbia e la Summa di San Tommaso. Ottima scelta. Per questo gesto, in punto di morte, bruciati i suoi manoscritti, non si deve pensare che fosse un ignorante. Aveva un'ottima cultura e fu consigliere di personaggi come Papa Clemente VIII e San Carlo Borromeo. Il suo non era un rifiuto della cultura in sé, quanto di quell'atteggiamento di puro intellettualismo, così alla moda in quei tempi di fascino verso le atmosfere del mondo classico. San Filippo invece vedeva nella cultura un mezzo, non un fine. Vedeva in essa solo un'arma per adempiere quella missione evangelizzatrice che era tipica dei tempi passati, cioè dell'intellettuale medievale. Fu così che decise di fare il predicatore vagante, frequentando i quartieri più poveri di Roma, gli ospedali più abbandonati, le carceri. E ovunque andava, portava la parola di Dio corredata da un evidente ed affascinante buon umore. Arrivò al sacerdozio in ritardo, aveva 36 anni. Subito dopo mise su il primo oratorio, primo nucleo dell'istituzione che verrà definitivamente approvata nel 1575, con il titolo di Congregazione dell'Oratorio, istituzione che sarebbe dovuta durare nel tempo e che doveva educare divertendo. San Filippo era già diventato l'idolo dei fanciulli abbandonati delle borgate romane. Li aveva raccolti nell'oratorio del Divino Amore per educarli, tenerli allegri, lontano dalle cattive compagnie e farli crescere da buoni cristiani. Per la salvezza delle loro anime e dei loro corpi arrivava a mendicare per le strade e alle porte dei più sontuosi palazzi. Si racconta che un giorno un signore, ritenendosi infastidito delle sue richieste, gli diede un ceffone. Filippo non si scompose. «Questo è per me», disse sorridendogli, «e ve ne ringrazio. Ora datemi qualcosa per i miei ragazzi».
San Filippo diceva: è possibile restaurare le umane istituzioni con la santità, non restaurare la santità con le istituzioni. Era infatti convinto che qualsiasi riforma fosse possibile solo con la vita di grazia, ovvero con la santità personale. Voleva che tutti coloro che venissero a contatto con lui mirassero primariamente alla perfezione cristiana, e lo faceva mettendo tutta la sua arguzia e la sua allegria. Raccontiamo due episodi rimasti famosi. Un giorno andò da lui una contadina che in confessione si accusò di parlare male del prossimo. San Filippo le dette l'assoluzione. La contadina tornò dopo pochi giorni accusandosi dello stesso peccato. San Filippo le dette nuovamente l'assoluzione. Passarono pochi giorni e la donna tornò dal santo accusandosi dello stesso peccato. E allora San Filippo le disse: ti assolvo, ma come penitenza devi fare questo: prendi la gallina più grande che possiedi, spennala, getta le penne nell'aria e poi fatti con essa un buon brodo. La contadina sbalordì per quella penitenza così poco penitenziale, ma ubbidì. Dopo qualche giorno ritornò da San Filippo, ancora con lo stesso peccato, a che il santo le disse: ti ricordi di quella gallina che spennasti qualche giorno fa per farti un buon brodo? La donna annuì. Bene, riprese San Filippo, adesso con penitenza vai a raccogliere tutte le penne di quella gallina che gettasti nell'aria. La contadina protestò. Ma padre, come faccio? Le ha portate via il vento. San Filippo concluse. Ecco cosa sono le tue chiacchiere cattive. Sono come le penne gettate nell'aria, non possono essere più riprese. Come si fa a riparare il danno di parlare male del proprio prossimo? Un altro episodio racconta di una nobildonna che andava spesso alla messa celebrata da San Filippo. Dopo aver preso la comunione, ella se ne andava senza fare un adeguato ringraziamento. La cosa si verificava spesso. Un giorno, prima di iniziare la celebrazione della messa, San Filippo disse a due chierichetti: «Ad un mio cenno seguite con le candele accese una donna che io vi indicherò». Iniziò la messa. Dopo la comunione, la nobildonna, ricevuta l'ostia, lasciò la chiesa. San Filippo fece cenno ai due chierichetti e questi obbedirono all'istante. I due fanciulli, con due grosse candele accese, seguirono la donna. Questo ovviamente si girò e chiese loro il perché. I fanciulli dissero che glielo aveva ordinato il parroco. Visibilmente innervosita, ella tornò in chiesa per chiedere spiegazioni al sacerdote. «Come vi siete permesso?» disse a San Filippo, ma questi di rimando. «Signora, mi sono permesso perché stavo portando la Santissima Eucaristia in processione per le strade di Roma. Lo sa o non lo sa che ogni qualvolta riceviamo Gesù sacramentato diventiamo per un po' di tempo dei tabernacoli viventi?» La nobildonna capì tutto e non osò rispondere. Questo era San Filippo Neri. Morì ad 80 anni nel 1595. I medici, esaminando la sua salma, trovarono il muscolo cardiaco più grande del normale e trovarono anche due costole inclinate per far spazio ai battiti di quel cuore così pieno di amore per Dio e attraverso Dio per gli uomini. Venne canonizzato nel 1622 da Papa Gregorio XVI dopo un processo ricchissimo di testimonianze. Bene, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.